Io non sto capendo. Sì, no, no, va bene. Cioè, voglio dire, stavo pensando. Aspetta, è partito? Siamo in onda? Davvero? Ci state prendendo in giro? E allora sì, ciao, buongiorno e benvenuti. Facevamo un po' di prove tecniche per ridere. Trasmissione. Oggi siamo sotto la pioggia. Siamo sotto la pioggia per voi, amici di Radio Saius, naturalmente in diretta. Web radio, web TV, vero caro Luca? Esattamente. Esatto. Da dove? Dal mail. Meeting delle etichette indipendenti di Faenza, anno 2017. Siamo, aspetta. Aspetta, primo ottobre. Il mio è ancora il 31 sì. settembre. Ah, non so questa, perché. L'orologio da cambiare allora, Luca. No, forse non è di marca. 12:28, Luca, Siamo esattamente in diretta. Anche su... Non so neanche ci fosse un maestro del coro. Ci siamo sperati. Sta cominciando a piovere, ci vedete in questa tenuta ieri estiva, con il sole, oggi invernale. Domani chi lo sa. Non ci saremo, per cui... Esattamente, anche quest'oggi, ricordiamolo, per tutta la giornata vi accompagneremo. Ci fanno segno di avvicinarci. Anche perché piove, quindi io mi avvicino. Basta, sotto la pioggia, grazie. E sempre grazie a Testa di Caso che è dietro alla regia. Salutiamo Saius. Testa di Caso, Saius da Treviso, che è da, a casa. A Treviso, e Irina, sì. Che quest'oggi se non ci fosse lei non so non come sarebbe, esatto. Quindi un grazie di cuore a questi nostri collaboratori, amici che ci stanno coadiuvando, aiutandoci nelle riprese del supporto. Salutiamo Irina che è dietro ancora testa di caso. Ciao Irina, non ci sei. Ricordiamo che quest'oggi cosa faremo? Intervistare, a far conoscere gli artisti che quest'oggi si esibiranno qui dai palchi, perché sono veramente tanti. Del esatto. Me, ricordiamo che noi qua siamo in Piazza Nenni, se volete venirci a trovare, abbiamo anche un bellissimo roll up, un banner, quindi ci contraddistingue. Salutiamo insomma anche le persone con le quali condividiamo questo bellissimo stand che ci viene fornito sempre da questa ottima organizzazione, anzi ringraziamoli. E quante leccate di no? Dico, no, ne hai fatte, però ti vengono bene. Questa è una bella finezza. Sì, molto bravo. Quindi sì. Testa di caso. Tu, interpelliamolo, fai sentire la tua voce, perché abbiamo salutato ringraziando Irina che se vuole farà un passaggio anche qui con noi. Può anche passare con la sigaretta accesa, così pubblicità. Pubblicità in regresso. Testa di caso, fai sentire la tua voce, importante voce, dall'oltretomba, come ti dissi in diretta una volta. E testa di caso con con quegli occhioni di cerbiatto mi ha dato questo tocco di cultura aulico elevato. Esatto. Se non ci fosse stato, non so come avremmo fatto. Tra lui e Saius non sappiamo chi scegliere a livello di tocco. Ventirina, esatto. No, diceva Luca, appunto, esatto. Mi attacco nel senso buono, non ho tram. E vedrete anche oggi diversi ospiti qui da noi a cui faremo praticamente la solita chiacchierata, intervista, esatto. E a cui naturalmente daremo spazio. Come sempre Radio Saius in questo è grande, esatto. Per potersi anche promuovere, esatto. Pubblicizzando le proprie cose, quindi artisti di vario genere, sì. Con cui avremo il piacere di dialogare in diretta, esatto. Web TV e web radio anche oggi, naturalmente sempre disponibile nel sito e nella pagina Facebook, soprattutto a cui vi invitiamo a mettere vi piace, esatto. Naturalmente a condividere soprattutto e a commentare carinamente come farebbe Irina e naturalmente e soprattutto bravo Saius Media anzi punto all'italiana. Esattamente, ricordiamo che voi per accedere basta che state ospite, scusami, non impappiato, entrate come ospite in saiusmedia.it, password non la mettete, potete fare l'accesso all'interno della nostra area riservata dove potete vedere tutti i contenuti della radio. Nei prossimi giorni saranno presenti anche quelli del mail. Quindi insomma, esatto. Da questo punto di vista si muove come un serpente, esatto. E si evolve. E si evolve in una farfalla. Che cos'è? Però ti veniva bene. Mitologica. Sì. E quindi Media Center di Radio Saius, mi raccomando, andate a cliccare e a vedere cosa offre come ventaglio veramente ampio di offerta questo network sempre in forte espansione. Detto questo, caro Gianluca, alle 12:32, in soli 4 minuti, inizia tra la partita, quindi lui deve scappare, quindi trovate il trombone di Gianluca che vi farà compagnia. No, seguiteci appunto in questa giornata, domenica 1 ottobre, in diretta qui da Faenza, dal MEI. Veramente evento importante, nazionale, ricordiamolo, perché adesso non per fare pubblicità o sviolinate, però è veramente per gli artisti, per voi artisti anche, è una vetrina ma soprattutto un momento di incontro e scambio culturale, esatto. E anche di conoscenza, perché esatto. Dobbiamo ammettere che i gruppi sono veramente strepitosi, abbiamo sono ascoltato un paio selezionati, selezionati tanta qualità, esatto, tanta qualità, perché musica emergente, indipendente, esatto, artisti esatto. Anche affermati, esatto. Anche in un panorama internazionale come quelli che abbiamo avuto ieri, c'è un mix veramente, esatto. Se vi piace la musica è il posto, esatto. E poi è bello perché nelle varie situazioni, oltre al palco centrale in Piazza del Popolo, sì.
Popolo. Oserei dire in folk, cos'è? Folks Platz, Piazza del Popolo. Alla tedesca, sì. Prima che esca fuori troppo dai binari, esatto. E ci sono, esatto, ci sono varie situazioni, vari palchi, vari luoghi dove si esibiscono e veramente vi garantiamo che sono band e artisti, anche in acustico, esatto, che merito. Sono sempre sotto la pioggia, vabbè, quindi proprio... caro testa di caso... E, invitiamo insomma tutti gli ascoltatori e anche spettatori che ci vedono su Facebook alle prossime dirette che ci saranno quest'oggi qui dal May di Faenza. A sorpresa faremo le nostre incursioni, quindi dovete seguire Saiuz Radio Saiuz per sapere quando saremo con l'ospite, così a sorpresa, sì, man mano che ci vengono a trovare nello stand o che noi riusciamo a reperire. Perfetto. Bene, grazie ancora e a proprio un bacione da Radio Saiuz, come direbbe Saiuz. Fuggi, fuggi.